Buongiorno, si accomodi, venga qua. Allora, rimanga un secondo in piedi per leggere la formula dell'impegno, grazie. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia restituzione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Si accomodi pure, grazie. Parlando al microfono, rispondo alle domande che le faranno le parti, cominciando. Grazie. La difesa, prego. Avvocato Pantano per la signora Minetti. Grazie. Signora, lei ha conosciuto il presidente Berlusconi? Sì. Quando, si ricorda? In quale occasione? Ne stiamo parlando di più di 2 anni fa. Allora adesso... Siamo nel 2013, 2 anni fa era il 2011. No, perdoni, mi scusi. Ah. Allora, ne stiamo parlando per il novembre 2009, ottobre, lì. Ottobre-novembre del 2009. E in quale occasione l'ho conosciuto? L'ho conosciuto allo stadio e poi tramite sempre comunicazione con lui, io e la mia amica Roberta Nigro siamo andati comunque a una scena che siamo stati invitati da lui, dal dottore. Ma lei ha conosciuto il dottor Berlusconi tramite la signora Nigro? Sì, io sono stati a Grande, sa, tanto per capire cosa è successo. Sì, sono stata ospite del dottore tramite la signora Nigro, però comunque lo conoscevo già in una partita di calcio che c'è stata a San Siro. Ho capito, ed era l'ottobre del 2009. Sì, era 2009 comunque, non mi ricordo adesso esattamente. Diciamo fine estate, inizio autunno del 2009, si può dire così? Ma ottobre-novembre. Ottobre-novembre comunque di lì. Bene, sì. La conoscenza come è proseguita? Cioè, ci sono state altre occasioni di incontro, se sì quando? Cioè, ci sono l'ha stati... rivisto? Sì, l'ho rivisto. Questo lo sto. Ci sono stati degli inviti? No, ci mancherebbe. No, cerco di farmi capire che questo è... Ci sono stati degli inviti da parte del dottore, invitandomi alla casa di Arcore a diverse scene sono state. Dal 2009? Sì. Giusto? Cioè, da quasi subito dopo, intendo chiedere. Ecco, a quante scene più o meno ha partecipato, lei si ricorda, con quale frequenza? Diverse scene, diciamo che comunque 2 scene al mese. 2 scene al mese circa? Sì. A queste scene chi ha conosciuto? Ho conosciuto diverse persone. E ci potrebbe dire chi? Perché? Non so, la signora Minetti è stata presente, che adesso è nome e cognome proprio. Se le dicessi Barbara Fagioli, la signora Nigro. Ha detto che sì, no, ma come frequenza in questo caso era intesa, Presidente, come frequenza alle cene. Questo volevo dire. La signora Arisley Fagioli. Spinosa, ma tante ragazze. La signora Fagioli? Sì, anche la signora Barbara Fagioli. La signora Guerra? Signora Guerra. Le sorelle De Vivo? Sì. Ricorda altri nomi che a me non vengono più in mente. Comunque tante persone, mi pare di capire. Sì. Ecco, queste cene avevano si svolgevano sempre più o meno allo stesso modo o avevano modi diversi e frequentazioni diverse, cioè come tipologia, se riesci a collocarle nell'ambito di una tipologia, ovviamente. Ma sempre quasi negli stessi modi, comunque si parlava a cena, si divulgava sempre. Più o meno a che ora iniziavano, signora, per capire? Tarde, abbastanza orari che comunque stiamo parlando, non alle 7 di sera, ma stiamo parlando di 9:30, 10. 9:30, 10. Sì. E come c'era un aperitivo prima, si andava direttamente al tavolo, si chiacchierava prima, si andava al tavolo? Sì, c'erano comunque degli aperitivi, se chiedevi, offrivano sempre comunque un aperitivo per aspettare comunque tutti che ci siano per sederci a scena, insomma.
Bene, dopo che vi sedevate a cena, cos'è che succedeva? Come si svolgeva la cena? Succedeva qualcosa di particolare che lei ci può raccontare o era una cena normalissima, tutti composti? Di cosa si parlava, per esempio? Ma una cena normalissima, si parlava un po' di tutte, sia cose politiche, sia corse personali, un po' delle giornate, comande sport, un po' di tutto, poi... Una volta finita la cena, magari potevamo anche fare dei balli, cioè andavamo al teatro, cioè si svolgeva comunque così. Mi scusi, per dare ordine. Prego. Durante la cena lei dice che non si ballava. Cioè, non, si cantava capitato. Magari, cioè, però alla cena si parlava, si mangiava, non è che potevi mangiare no, certo, e cantare. Certo. Negli inframezzi, evidentemente, tra un piatto e l'altro, tra una portata e l'altra, se le è mai capitato di vedere balli, canti? Sì, cantavamo, ballavamo, cose tranquille. E cosa intende per cose tranquille? Cose normalissime. Cioè, che balli facevate, per capirci? Ah, magari, non so, sulle mani, ma cose normali. Durante la cena, le è mai capitato di vedere atteggiamenti invece che non erano normali, cioè atteggiamenti del tipo sessualizzante, nel senso... Assolutamente no. E invece quando scendevate giù nella discoteca o nel teatro, cosa sì. succedeva? Ma ballavamo tranquillamente, come magari mi invitassero a me in una cena normalissima e poi svolgevo comunque quel che mi piace, ballare. Perché sotto si poteva ballare, come era organizzato sotto, cosa c'era? Ma sempre di divanetti comunque, che potevamo stare anche sia tranquilli seduti a condividere, a parlare sempre, o magari c'era anche la TV per vedere anche le partite. Quindi le è capitato anche di vedere le partite giù? Sì. E lei ha detto anche prima c'era un teatro, andavamo a teatro, nel senso che c'era un teatro e quindi andavamo a teatro come luogo, cioè andavamo a teatro perché c'era una rappresentazione coreografica, un balletto particolare o sì. qualcos'altro. Mi dica lei però, non devo... No, ci sono state magari delle coreografie fatte di un balletto, di tango, di balli comunque caraibici o magari qualche cena di teatro o anche ci sono state anche delle partite per visualizzare, magari anche ci hanno fatto vedere tanti video, un film, ci potevano vedere qualunque cosa. Senta... E queste sono più o meno tutte le cene a cui lei ha partecipato. Sì. In nessuna di queste cene, che lei ricordi, alle quali ha preso parte, noi abbiamo dei riscontri da celle telefoniche, in nessuna di queste cene a cui lei ha partecipato ha visto, anche nel dopo cena soprattutto, a questo punto la domanda, sì. perché per prima gliela ho già chiesto, ha visto atteggiamenti sessualizzanti da parte di chiunque verso chiunque? Assolutamente no. Assolutamente no. Senta, lei invece dall'onorevole Berlusconi, direttamente o indirettamente, ha mai ricevuto aiuti in denaro? Sì. O altro? Sì, ho avuto degli aiuti anche quando perché... e in che termini? Più o meno quando, guarda. Più o meno una volta ogni due mesi. Ma questo quando riuscivo capitato? A vederlo, se magari avevo l'opportunità che comunque il lavoro mio stava male, e le ho chiesto tanti piaceri. Lei che lavoro fa, signora? Io sono libera professionista, agente immobiliare. Ecco, questi aiuti da quando li ha ricevuti? Da subito, per intenderci? Allora, diciamo che l'onorevole Berlusconi da marzo 2012 ha avuto degli aiuti bancari, ha mandato i bonifici di 2.500 euro al mese, il quale, ma io non sapevo neanche oltretutto che questo aiuto lo poteva anche dare altre persone. Io ero comunque all'estero e avevo chiamato per chiedere un piacere e lui ha mandato questo bonifico alla banca. Ma lei precedentemente ha ricevuto dei bonifici o dei soldi in contanti? Ho ricevuto dal ragioniere Spinelli, ma pochissime volte, proprio le sto parlando di due volte, magari perché non è che sono stata chissà quante volte da lui, in un ufficio a Milano, che adesso non chiedermela via perché non no, so non gliela neanche. Chiedo, la via perché la sappiamo. E ho ricevuto denaro in contanti. In contante quanto? Ma sto parlando di anche di 1.000 euro.
Due volte 1000 euro, quindi 2000 euro in totale? 2000 euro in totale, poi sono stata altre volte, ma perché volevo parlarle, si poteva consegnarle della lettera e poi mi ha detto che non lo vedeva e quindi ho riferito poi personalmente. Quindi riassumendo, se ho ben capito, in precedenza lei ha avuto dall'onorevole Bosconi tramite il ragioniere Spinelli in due occasioni 1000 euro. Sì. Ok. Poi dal 2012, mi ripete la data? Da marzo 2012, perché comunque non ero qua, mi ero all'estero, avevo chiamato. Per chiedere aiuto, l'estero. Oltretutto fatto avevo chiamato a febbraio se mi poteva fare questo aiuto perché ero all'estero, non stava bene, e lui da marzo ha avuto, oltretutto non è stato velocemente subito. Certo. E da marzo ha avuto questi bonifici che mi ha mandato in banca direttamente. E che continua a ricevere? Guardi, devo dire la verità che l'ho ricevuto fino al mese scorso. Quindi adesso siamo... Qual è il mese scorso, signora? Fino a gennaio. Fino a gennaio. Febbraio non è ancora finito. Prego. Oltre a queste occasioni, lei per caso, partecipando alle serate di cui ci ha detto, durante le serate o alla fine delle serate, ha ricevuto altri regali in denaro o in altro? Ci sono stati diversi regali, tipo orologi o bracciali, che erano dati da lui personalmente. E delle buste contenenti denaro? No. No? Non è mai successo? Mai. Lei ci risulterebbe aver partecipato alla serata del 22 agosto, sì. Una serata particolare, si ricorda di averci partecipato, 22 agosto del 2010 ovviamente, non avevo detto l'anno. Per cercare di ricordare e collocare nel tempo questa serata, è una serata che viene al seguito di una partita allo stadio del Milan, il trofeo Berlusconi. Sì. Quindi una cena che necessariamente comincia dopo le 11, direi. Sì. La ricorda, dette queste cose, lei si ricorda di questa cena in particolare? Può darsi, non me la ricordo magari in particolare, ma... No, non può darsi, è che mi deve dire se la ricordo o no. Ah, sì, me la ricordo che c'è stata una cena comunque dopo una partita, ma ci sono state anche diverse cene dopo una partita, due magari o tre ci sono state diverse una partita. Ma questa è situata nell'agosto del 2010, quindi l'anno successivo, sì, più o meno... Sì, me lo ricordo, sì, sì. Ricorda chi c'era a questa cena per caso? Sì. E mi può dire chi? Perché poi me lo deve dire. Ah, no. No, lei mi dice sì, no, però poi non mi dice. Mi ricordo perché ci sono state diverse cene dopo le partite, ma in particolare non mi ricordo chi c'è stato. Era il 22 agosto del 2010. Lei dice di non ricordarsi chi c'è stato. Se le magari mi può aiutare, io le posso essere... Ci provo nei limiti in cui posso. Ricorda se c'erano a questa cena presenti delle ragazze che venivano dal concorso di Miss Italia? Non so perché non ho presente nessuno del concorso, anche perché non seguo... Che avevano appena partecipato alle selezioni. Stavano partecipando, a dire la verità, se non sbaglio, Presidente, no? Cioè era in corso Miss Italia e si erano presentate lì a quella cena. Mi dispiace, ma non seguo Miss Italia, quindi chiedo scusa se magari non sono... Non per aver seguito Miss Italia, perché le ha conosciuto in quell'occasione, cioè a cena a casa... Non mi ricordo in particolare. Non se la ricordo. Lei ricorda se per caso, se possiamo far vedere signor Presidente, la signora Battilana? Possiamo chiedere alla signora Battilana di alzarsi un momento in piedi? Grazie. Una di queste ragazze, no, non dico niente, scusate, ricorda sto scivolando. Questa ricorda, vabbè, l'abbiamo già detto. Lei se ricorda se era presente quella sera? No, sono abbastanza brava alla fisionomia, però no. Non la ricorda? No. Non la ricorda. Ok, però vabbè, sappiamo che c'era. Da solito nei nomi non sono brava, però se riguardo una la persona... fisionomia, lei non la ricorda. La fisionomia no, non l'ho mai vista. Lei ricorda se nel corso di quella cena per caso girò una statuetta particolare con un organo sessuale abbastanza, come dire, descritto qui? No. No, non lo ricorda. Mi piace, no. Allora non c'era la cena. Non c'era la cena. Senta, invece le sue
esigenze economiche, quella era mostrata, io mi dispiace doverle fare questa domanda, sì? Però le sue esigenze economiche che ha nelle varie occasioni, che ha detto e da ultimo rappresentato al Presidente Berlusconi, quali erano? Cioè qual è la sua difficoltà? C'è una cosa determinata, se ci sono difficoltà particolari? Sì, c'è una difficoltà in particolare che io da più di 3 anni e mezzo non ricevo i soldi dal compagno di mia figlia. Dal suo compagno, padre di sua figlia. Del padre di mia figlia, scusa. E quindi ho trovato molta difficoltà a avere questa famiglia da sola in Italia. Questa è la... Scusa. No, prego, ci metteremo. Mi dispiace doverle fare questa domanda. Io non avrei altre domande. Lei che attività lavorativa svolge? Vuole interrompere un momento, prima di tutto credo che sì. Abbia bisogno di un fazzoletto, se qualcuno glielo può dare, vuole interrompere un attimo, si può accomodare anche fuori. No, va bene. Se ha bisogno di fare 2 passi non c'è nessun problema, di andare a bere un bicchiere d'acqua. No, grazie, chiedo scusa. Prego. C'era credo l'avvocato Righi che dovesse fare le telefonate. Lei ha detto che faceva, posso interrompere? Lei ha detto che fa l'agente immobiliare. Sì, vero? Ha sempre fatto l'agente immobiliare. Ma per esempio in Italia lavorava sempre in Italia. Chi? Ecco, in Italia lavorava con chi come agente immobiliare? Lavorava come libera professionista e in un SRL prima. E poi mi sono divisa con la società, con il socio, e ho lavorato poi associandomi a una persona, il quale facevo consulenza immobiliare, e poi è arrivata la gravidanza, e poi di lì ho avuto diverse difficoltà. Okay. Quindi finché praticamente non è rimasta incinta, ha sempre svolto questa attività. Sì, sempre. Le difficoltà sono nate successivamente. Successivamente, dato che comunque poi ho avuto problemi familiari, ero da sola con una bambina, okay. Comunque non avevo nessuno che me la teneva, e poi diverse difficoltà. Vabbè, non era solo per capire più o meno nel Prego, tempo. Ci mancherebbe. Prego, Avvocato Righi. Grazie, Presidente. Avvocato Righi, difesa Minetti. Dunque, alcune domande per specificare alcune sue risposte che ha già dato al mio collega. Ecco, mi riferisco alla serata del 22 agosto. In quella serata è accaduto qualcosa di particolare, per qualcosa di particolare intendo uno spogliarello, un qualcuna delle queste giovani ragazze che si è tolta gli indumenti intimi, che si è avvicinata agli altri persone... Io devo dire che comunque sono sempre stata una delle ragazze che ero sempre a ballare, perché comunque ce l'ho proprio nel sangue, visto che comunque sono latinoamericana, arrivo da un paese dove ce l'abbiamo già da piccoli. E ho sempre fatto comunque anche dei diversi balletti, anche perché mi divertivo proprio a fare magari... Certo. Di vestirmi, però non ho mai tolto gli indumenti, sono stata nuda in una casa, per esempio, cioè, ho tolto magari delle vestaglie o magari qualcosa che mi mettevo sopra, e come mettere il cappotto e toglierti invece di stare con i vestiti di pantalone e maglione, magari ti mettevi qualcosa di in particolare. E quindi dei toccamenti reciproci fra queste ragazze e l'onorevole Berlusconi o gli altri ospiti maschili della sala? No, guarda, non ci sono mai stati degli atteggiamenti proprio perché le chiedo questo prego. Quella sera prego. Ci sono le signore De Vivo, la Garcia Polanco, Visan, la signora Rossi, la signora Ronzulli, il signor Cerioli, sì. Mariani, Losi, Brunamonti e Brumana, che come lei
dicono che non è successo assolutamente niente di particolare, nessun atto così con finalità sessuali, nessun toccamento. Mentre invece, per onor del vero, ci sono altri due testi che riferiscono che invece quella sera ci sarebbero stati degli spogliarelli con dei toccamenti, delle persone che si erano denudate. Toccamenti proprio? Assolutamente no. Anche perché non c'è stato niente di sesso, ma è normale che quando sei intorno a delle donne e ti guardi e mi dici Madonna, come se sono diventata, sei diventata grosso, magra, cioè delle cose normali. No, questo è commentare. Commentari. Così vale di toccare. Che no, è una di roba toccare, diversa. Di toccare, proprio toccare, andare oltre, cioè niente. Sì, ovviamente intendiamo toccare nelle parti intime, no? No, non no. Urtare. Di toccare nelle parti intime, ecco. Così tra di noi o magari con... Io non l'ho proprio mai avuto. Ecco, la stessa domanda gliela devo porre riguardo a un'altra cena alla quale ci risulta che lei sia stata presente, che è il 19 settembre. È una cena in cui, lei conosce Nicole Minetti? Sì. Certo. Nicole Minetti era venuta con una sua amica, non so se si ricorda, una sua amica che studiava anche lei di Rimini. Sì. Si ricorda? Sì, sì, sì. Si ricorda com'era, come si chiamava? Ma mi ricordo che era mora, no, abbastanza alta. Poteva chiamarsi Melania? Ecco, il nome non me lo ricordo. Il nome non so i nomi. Si ricorda? Scusa, ma... Quella sera, se questa ragazza che si accompagnava con Nicole Tumini ebbe qualche atteggiamento particolare, fece qualcosa di strano... Non ricordo proprio, me la ricordo proprio a tavola, perché so ecco, che era seduta, era a tavola, era a tavola seduta di fianco alla signora con Nicole Minetti. Quella sera lì a tavola è successo qualcosa di particolare? Io quando dico particolare, sai, io ormai sono un po' fissato, intendo sempre spogliarelli, no. Ragazze che si denudano. Oh, magari io non mi ricordo in particolare quella serata, però magari dopo cena, come tutte magari ogni tanto le serate... Ci andava giù, si ballava, si condivideva i balli, ma niente di particolare. Ecco, perché anche rispetto a quella sera abbiamo otto testimoni che dicono che non è successo niente, in particolare la signora Cipriani, le gemelle De Vivo, le Spinosa, la Fagioli, la Garcia Polanco, la Visan, la Totti e tutti i camerieri, il personale di servizio, i musicisti che dicono che nulla è successo. Cioè che si trattava di balli assolutamente tranquilli, con gli abiti che le ragazze sono solite portare in discoteca. Io non mi ricordo quella serata in particolare, però me la ricordo bene questa ragazza che era seduta a tavola vicino alla signora Minetti. E invece quella che era amica della signora Minetti riferisce delle cose diverse, in quanto secondo lei sarebbero avvenute invece queste cose che io definisco particolari, cioè i toccamenti delle persone che si denudano, persone che si toccano reciprocamente nelle parti intime. Lei quella sera si fermò a dormire lì? Non se lo ricordo. Ma sei mai fermata a dormire nella residenza di Arcole? Quante volte? Più o meno. Diverse volte, anche perché io avevo la difficoltà capitando... Lo spieghi al tribunale. Ecco, io avevo la difficoltà ogni volta capitando al lago, per me 60 chilometri erano anche un po' tanti, magari è difficile che bevo, perché da solito non bevo alcol, poi lì proprio è strano. Però per me era una difficoltà arrivare tardissimo per poter andare a fare la strada fino al lago. E quindi qualche volta mi sono... Quando si fermavo a dormire, cosa c'era? Una ala di questa residenza, una parte che c'erano delle camere da letto, se c'erano, quante c'erano? Ci sono diverse camere di letto. Ci ricorda quante, più o meno? Guarda, io nel primo piano così... Quello che ho visto, perché non sono andata oltre, anche perché lui ci teneva sempre a farmi vedere la casa, perché mi piace comunque l'immobile e il mio lavoro, ma sui 4 o 5 camere di letto, me le ricordo, ecco. Che erano sempre disponibili comunque per gli ospiti, se c'erano qualunque problemi, proprio
Ma era solo lei che si fermava a volte a dormire? No, diverse volte sono stata anche, magari una volta mi ricordo che avevo dormito anche con la Del Vivo, per dire. Cioè, ho condiviso 2 o 3 volte con diverse Quindi ragazze. Quindi poteva capitare che lei si fermasse ad Arcore perché abitava troppo lontano per entrare la sera stessa. Che dormisse da sola, così come poteva capitare che condividesse la sua stanza con una, due... Con una ragazza. Con una ragazza. Quindi sono delle stanze grandi con dei letti singoli o dei letti matrimoniali? No, i letti matrimoniali. Ecco. E l'onorevole Berlusconi dove dormiva? Nella sostanza di letto. Eh? Nella sostanza di letto. Che ecco. È sempre sullo stesso piano. Che è sempre sullo stesso piano e oltretutto ce l'ha fatto vedere, cioè non avevo nessun problema. Semplicemente che c'era una porta che divideva per andare verso lui, quindi cioè, non è che potevi entrare così. Certo, immagino tutte le camere da letto hanno delle porte. Permesso, anche no. Perché poi sono stata diverse volte portata da lui, mi ha fatto vedere le camere, cioè anche perché... Scusi, ha detto c'era una porta, oltre quella è la camera da letto, perché normalmente c'è... No, c'è una porta che c'è un salotto, divide il corridoio. Quindi c'è, diciamo, una parte in cui c'è il salotto. Una porta dove c'è il salotto stanza. Con una stanza libreria, poi e c'è la sua stanza della camera di letto con un bagno. Ok, quindi è separata questa zona dalla zona ospiti, tanto certo. Ok. Ho un'altra domanda, Presidente. Prego, domande. La Barizonte, buongiorno. Buongiorno. I pubblici ministeri, incontro esame. Lei conosce o ha conosciuto Elma Rug Karima, detta Rubi, tesa Rubi, l'ha mai incontrata ad Arcore? Sì. Invece io non mi dimentico niente. E, lascia perdere. In che circostanza l'ha conosciuta? Guarda, l'ho conosciuta in diverse circostanze. Quante? 2 o 3 volte, oltretutto mi ricordo una scena bruttissima in quale racconta che lei è stata abbandonata, insomma, quel che è, perché anch'io arrivo. È commossa per Rubi? Fermiamoci un attimo, no? Ah, per le stesse cose, no, non avevo capito, veramente, cioè pensavo... Fermiamoci un attimo se necessario. Non c'è nessun problema, gliel'ho già detto anche prima. Vuole fermarsi un secondo? No, chiedo scusa, ma siccome sono cose personali mie, che allora, io comunque sono una persona molto a cuore. Allora, non è necessario che ci racconti le sue cose personali. No, ma siccome lei ci ha raccontato una storia che è stata abbandonata, che comunque arrivava di una famiglia. Che in qualche modo le ricordava i suoi problemi. Ho capito, signora, le chiedo scusa, non avevo proprio capito, quindi questa problematica le ricordava, ecco, ma che cosa ora, con calma, parlando di Rubi, cosa diceva Rubi di sé? Innanzitutto c'era il dottor Berlusconi quando Rubi parlava? Ha diverse volte ha parlato con me personalmente. Sì, ma eravate a casa del dottor Berlusconi? Sì. Ed era presente il dottor Berlusconi? Sì, era presentissimo, ha parlato con me personalmente. Con calma, signora Barizonte, la invito a essere calma a sua tutela. Certo. Ci dica chi era presente oltre lei e la ragazza Rubi e il dottor Berlusconi. Innanzitutto, guardi, segua le mie domande, così Prego. Le pongo il tema di prova. C'era Emilio Fede e Lele Mora, c'erano? Guarda, Emilio Fede e Lele Mora sono state in diverse scene, il quale non mi ricordo se proprio specificamente c'è stata in quella scena. Facciamo uno sforzo, se le riesce naturalmente. Certo. Quando c'era Rubi, lei ricorda se erano presenti anche Fede e Mora, o uno o l'altro, tutte e due, signora? Perché a noi risulta di sì dagli accertamenti, noi, Procura della Repubblica, dagli accertamenti relativi ai telefoni che agganciano delle celle radiobase, risultano delle compresenze. Io volevo sapere se in quelle scene tutte e due o uno dei due erano presenti insieme a Rubi e a lei. Certo, no, sicuramente una volta mi ricordo benissimo che c'era Fede e che una volta che c'era anche la signora Rubi. No, la signora Rubi. Anche perché mi ricordo che stavamo parlando in un divanetto e c'era il signor Fede dall'altra parte nell'altro divanetto e stavamo... E il signor Mora se lo ricorda? Signor Mora non me lo ricordo. Non se lo ricorda.
Bene. Però c'è stato diverse volte. Non esclude o esclude che fossero compresenti, presenti insieme in alcune occasioni, Ruby e Mora? Se lo ricorda? Sì, sì, sì. Ah, sì, erano compresenti. Sì, sì. Bene. Allora, signora Barizonte, con calma, perché stiamo parlando della signorina Ruby, non della sua vicenda personale. Certo. Che cosa ha detto Ruby di sé? Che cosa ha detto nelle occasioni in cui lei era presente, lei, signora Barizonte? Cosa diceva Ruby? Mi ricordo benissimo che diceva che lei era figlia di questa cantante famosa. Di dove? La nazionalità della signora cantante qual era? Egitto. Egiziana, mi ricordo. La mamma era egiziana, cantante famosa. La mamma era una cantante famosa egiziana e il padre è stata abbandonata, mi ha fatto vedere che era in una casa di... come si chiamano questi bambini comunque che in orfanatorio, sì, il quale ha avuto diverse discussioni con suo zio, le ha dato una padellata, mi ha fatto vedere un taglio che aveva in testa. Chi gliel'ha dato lo zio? La padellata gliel'aveva data lo zio. Olio caldo, insomma, cioè, ce ne ha raccontato di tutti i colori, il quale mi ricordo che dopo che ho saputo che era perfino marocchina, non aveva neanche deciso. No, aspetti, però non sovrapponiamo il dopo. Rimanga allora. Mi aveva detto che aveva 24 anni, che fino ai 18 anni non c'era nessuno che l'adottava. E poi era stata adottata? Che poi diceva, non riesco a trovare nessuno era riuscito ad adottare, che poi ha trovato diversi lavori per andare avanti nella vita, diverse amicizie. Si ricorda dove disse eventualmente di aver lavorato la signorina Ruby? No, ha detto che non mi diceva che tipo di lavoro, né dove, quanto. Parlò di un ristorante di nome Maschenada, che lei ricordi? Me lo ricordo proprio in particolare il lavoro, niente di che, perché siamo andati più che altro perché mi dispiaceva il fattore che lei diceva sempre che è stata abbandonata di questa madre, che nessuno la riconosceva, che aveva... La cantante famosa, l'aveva abbandonata. Sì, aveva messo perfino il nome, l'ha fatto cercare pure su adesso video. Adesso arriviamo sul video, un attimo, non anticipi troppo. Del padre disse di che nazionalità era? Ma... Si ricorda se disse che era brasiliano? No. Non se lo ricorda, se lo si ricorderebbe perché è sudamericano. Sì, lei è cubana? Sì, sì. Lei è cubana. Quindi disse la mamma è egiziana. Fece vedere un video? Sì, mi ha fatto vedere un video di questa cantante, che oltretutto non so neanche come si chiama, molto bello. Ma la signorina Ruby andava in giro con un video sotto braccio oppure su internet? No, avevamo un computer il quale lei mi ha detto, sì, cerchiamolo, vedi come si assomiglia. Per la verità. Quindi il dottor Berlusconi gli mise a disposizione un computer? C'è stato un computer, in quel momento non sì, ma siccome siete a casa del dottor Berlusconi... Ah, sì, che poi di chi era, non so... Sì, immagino che l'ospite, inteso come padrone di casa... Magari se era di un ospite o comunque di qualcuno in casa... Ma non penso che si andasse alle scene col portatile. Vabbè, comunque, avete visto questo video? Sì, abbiamo visto questo video, il quale lei diceva, guarda che bene canta. Cioè, senta, somiglia tantissimo. Somigliava tantissimo, la signora cantante egiziana. E Ruby fece riferimento ai documenti d'identità, ai propri documenti? Disse se aveva o non aveva documenti? No, questo non l'ha mai riferito. Non l'ha mai riferito. Possiamo ritenere sufficiente la sua rievocazione, me lo deve dire lei, cioè ricorda se Ruby ha detto altre cose, oltre queste che l'hanno molto colpita e anche prostrata? Guarda, a dirti la verità mi ricordo benissimo queste, anche perché io ho avuto questo sofferimento, cioè ho sofferto tantissimo nella mia vita proprio per questo e... non sono andata infatti oltre, anzi le ho detto se hai bisogno di aiuto che comunque ti sto vicina, cioè questo è il mio numero, se vuoi io non ci abito proprio a Milano, ma se vuoi io sono al lago, un aiuto morale. E lei su quale lago sta? Lago Maggiore? Lago Maggiore. Quale paese del Lago Maggiore? Castelletto sopra Ticino. Castelletto sopra Ticino, perfetto. Senta, quindi Ruby disse questo, fece riferimento a eventuali sue parentele con qualcuno, a parte la mamma cantante e il padre, non so come definirlo, insomma... Abbandonico, perfetto, il padre abbandonico, questa volta mi è veramente sfuggita, fece riferimento ad altri, non so, allo zio, al nonno, a qualcuno?
No, niente, no, non fece nessuna visita. Perché molto vedendo che era stata una bambina abbandonata, mi dispiaceva anche andare oltre a chiedere. Una bambina abbandonata. Era stata una bambina, ora c'aveva 24 lei anni, ha però, detto, lei diceva. Lei ha detto di una vita che è stata un... scusa. Ecco, però io le vorrei chiedere una cosa. Fede, Emilio, il dottor Fede, Emilio Fede, che è stato per tanti anni, no? Lei quant'è che in Italia? Più di 10 anni. Quindi lei il TG4 magari qualche volta l'ha anche visto. Cioè quando vedeva Fede lo riconosceva come direttore di un famoso telegiornale. Sì, cioè sì. Sapeva che era un volto pubblico in Italia. Ecco. Quando la signorina Ruby ha raccontato questa storia e ha indicato anche la propria età, Fede disse qualcosa? No. No. Ma come venne fuori la storia dell'età di Ruby? Perché voi quando andate alle scene del dottor Berlusconi, intendo voi ospiti, o partecipanti forse, vi presentate con una presentazione pubblica, sono Lisney Barizonte, non so la sua età, le chiedo scusa, però è molto giovane, ho questi anni, eccetera, eccetera. Fate così una specie di introduzione della vostra vita? Sì, perché comunque lui vuole sempre sapere chi sei, certo, è normale. E chi la portò Ruby quella sera? Io in questo non ho proprio mai capito chi l'ha portata. Ma lei lo ha sentito dire da altri ospiti, lo ha saputo nel circuito delle scene, diciamo, tra le partecipanti, si sapeva chi l'ha portata? No, anche perché tra i partecipanti si parlava, però non mi è stato mai detto. Lei ha visto Ruby quella sera o quelle sere parlare con Fede e con Mora? Allora, io ho visto anche, sono stata invitata di Lele Mora a casa sua, diverse volte, in quale sono state pochissime, e mi ricordo benissimo che la ragazza era lì, oltretutto, a casa di Mora. Una volta. Bene, ma a casa dell'onorevole Berlusconi, lei ha visto Ruby parlare con Lele Mora o con Fede? Sì, era una ragazza comunque che parlava con tutti normalmente, non era... una che si teneva così a starsi lontano, anzi comunicava con tutti. Senta, signora Barizonte, lei ci ha detto che ha partecipato a varie cene a casa dell'onorevole Berlusconi. Allora, rispondendo alle puntuali domande della difesa, lei ha detto che erano scene normalissime, ma dopo la cena, proprio semanticamente, rettamente intesa, cioè il mangiare, andavate in questa discoteca sotto? Sì, andavamo nella discoteca, ma non subito dopo. No, un po' dopo. Un po' dopo potevamo andare. Quindi ma non tutte le scene comunque. Le scene. Però spesso accadeva? Spesso accadeva. Quando c'era Ruby, tenga presente che lei ha reso dichiarazioni anche nell'altro processo, si ricorda se siete scesi nella discoteca sotto? Sì, una volta sì. Bene. Senta, adesso... parliamo un po' della scena del 22 agosto del 2010. Sì. Le abbiamo fatto vedere la signorina Ambra Battilana e le ha detto che non se la ricorda, però era lì. E c'era anche una signora, una ragazza, che si chiama Chiara Danese, una biondina. Se la ricorda una ragazza bionda che vive sul lago, vicino a lei? Mi ricordo benissimo una ragazza bionda che oltretutto mi dicesse che abitava a Domodossola. Perfetto, comunque insomma in Piemonte, sì. Lei mi ha detto così, Gravellona, scusa. In effetti l'avevo detto che io, essendo del lago... Una vicina di lago, diciamo. Sì, infatti per me ero contenta, l'ho detto non c'è problema. Quindi avete un po' parlato? Abbiamo parlato quella sera. Era seduta accanto a lei? Guardi, a dirti la verità ero in piedi. Quella sera, capito, perché me la ricordo benissimo. A cena non credo fosse in piedi, no? No, a cena no, era proprio vicino a me. Lei ricorda se ha chiesto il numero di telefono a Chiara Danese quella sera? Se io l'ho chiesto? Sì, o comunque se ve lo siete scambiati. Sì, ce lo siamo scambiati, anche perché l'ho detto, siamo vicini, quindi... E lei l'ha fatto per amici, per quale ragione ha chiesto il numero di telefono? Io l'ho fatto per amicizia. Cioè non c'era nulla che l'aveva particolarmente colpita nella signora Danese? Anche perché era una ragazza giovane come me, abitava vicino al lago, quindi si voleva... Un giorno oltretutto mi ha detto, mi aveva detto alla discoteca che comunque è vicino a casa mia, e l'ho detto volentieri, non ci vado proprio spessissimo, però... Qualche volta andiamo insieme. Qualche volta, se volete, andiamo. Ricorda Emilio Fede quella sera? Sì, mi ricordo. Era seduto vicino a Chiara Danese, che abbiamo individuato come questa ragazzina bionda che vive sul lago?
No, non era proprio vicino, però era proprio in piedi che c'era questa ragazza bionda, oltretutto mi ricordo con i capelli lunghi, adesso proprio... E ci siamo scambiati, è stata fede di me, guarda che anche lei abita di lì. Vedi. Senta, lei i capelli se li ha sempre tenuti così lunghi o li aveva anche più corti? Sempre lunghi. Sempre lunghi. Senta, concentriamoci sulla scena del 22 agosto, che è quella dove c'era Chiara Dannese. Sì. Allora, gli avvocati hanno già fatto presente che ci sono, diciamo, chiamiamoli sinteticamente due diverse versioni dei fatti, va bene? Sì. Cioè, chi descrive una scena, quella scena, signora, si concentri, 22 agosto, in termini anche di contatti sessuali, di avvicinamenti, toccamenti sessuali, e chi invece nega che quella scena abbia avuto queste connotazioni. Però, secondo una versione, la prima, a un certo punto a cena, durante la cena, intesa come stare a tavola e mangiare, sarebbe girata questa statuetta che, schiacciandogli la testa, fuoriusciva un organo genitale maschile sproporzionato rispetto alle dimensioni della statua. Mi segue? Mm. E le ragazze, su invito del dottor Berlusconi, le giovani donne presenti, le giovani signore presenti, avrebbero simulato un rapporto orale. Che vuol dire, come lei, come tutti si sa, quello no, che vuol dire. Se lo ricorda? Lei esclude di averlo fatto? Assolutamente sì. Benissimo. Allora io sul punto chiederò al Tribunale che venga risentita la signora Battilana Ambra, che è presente in qualità di parte civile, e le vorrei chiedere alla stessa se effettivamente ricorda se la signora Barizonte Lisney quella sera abbia simulato questo rapporto sessuale con la statuetta. È una quando richiesta, il tribunale riterrà. Poi, anche a tutela della ragazza che è giovane e ha anche sofferto tanto, come del resto anche la signora Barizonte, non chiedo il confronto. No. Non lo chiedo, però sul punto chiederei un no, ci tenevo a dirlo. Quindi lei esclude di aver fatto questa cosa, signora? Sì. Siamo sicuri? Perché se mi ha visto me lo può anche dire, cioè... Sì, si preoccupi, ora glielo dico, se il Presidente... Presidente, consente. Scusi, non ho capito... C'è una richiesta di risentire... 500, è un 507 già anticipato, no? 507, semmai un 506 su una circostanza no, particolare. Vi passo la parola, appena abbiamo finito l'esame. È lì, ferma, verbale, tra un attimo vi interpello. Il Tribunale non lo fa immediatamente. Domande? Sì. Prego. Allora, lei riceve 2.500 euro al mese da dottor Berlusconi? Sì. A che titolo? A titolo di piacere, il piacere è parte sua, ma io comunque le avevo chiesto questo aiuto. Già perché lei ne aveva bisogno, ci ha spiegato. Ne avevo veramente bisogno, tanto ci ha spiegato anche i motivi, ok. Senta, ma è anche in relazione ai fatti di questo processo, questo emolumento, nel senso, lei ritiene di avere subito un danno da questo processo? Dalla notorietà, diciamo, del caso Ruby più che dal processo, ovviamente. Ma io veramente del caso del Presidente non credo di aver fatto un danno perché sono stata una scena tranquillissima. No, non mi sono spiegato, signora. Cerchi di essere più chiaro. Presidente, se lei mi vuole aiutare, sempre... Allora, il problema non è che lei abbia ricevuto un danno... Io... stia a sentire dalla frequentazione okay. Problemi che riguardano voglio dire io è la sua vita, la domanda è diversa, molto diversa, okay. Siccome intorno a questa storia c'è stato un clamore, ok, mm-hmm. Si è creato un clamore, la domanda del pubblico ministero è: lei ha ricevuto un danno da tutto quello che si è detto? Cioè ha in qualche modo questa cosa inciso sulla sua attività lavorativa, sulla sua vita, su tutto. Okay. Anche perché non è stato da parte del Presidente, più che altro che ha cercato tutti questi problemi è stato questa Ruby, cioè che comunque è in confronto in me, oltretutto mi rimango anche molto male su tutta la situazione, che è stata una bugiarda, scusami, abbi pazienza. Come, no, poi Ruby non l'abbiamo sentita, non sappiamo su che cosa ha mentito. Allora, andiamo avanti. Ma lei dopo l'emersione, lo scoppio dello scandalo Ruby, ha avuto un tracollo delle intermediazioni immobiliari? No, assolutamente no, perché io sono veramente ferma. Io ho avuto problemi personali della mia vita dopo tutto questo. Nel senso, dopo che lo scandalo Ruby
è andato sui giornali, ora credo che sia chiaro, e sulle televisioni, lei, nessun cliente viene più ad affittare, a vendere casa da lei? Io da quel momento poi ho avuto i problemi proprio personali, quindi io di altro genere, di altro tipo. Ecco. Quindi ha dovuto interrompere il lavoro. Io ho dovuto interrompere un lavoro, ho interrotto, oltretutto non riesco a realizzare ancora il lago, cioè nel settore nel lago, perché anche il danno, cioè è un paese piccolo, diciamo, non è Milano, non è una grande città. Sì. E quindi è tutto un problema ogni Mi volta. Scusi un attimo per sintetizzare. Lei Prego. Aveva comunque, come dire, dovuto in qualche modo diminuire o addirittura terminare la sua attività, perché c'erano problemi familiari, aveva problemi di altro tipo, certo. Ok? Però siccome è interessata a continuare la sua attività nella zona dove abita, sul lago, eccetera. Oltretutto la... Aspetti un attimo, Prego. Sto cercando di sintetizzare per vedere se ho capito quello che lei ha detto, e se non ho capito me lo chiarisce. Scusa. Allora, siccome però aveva comunque interesse a riprendere la sua attività, quantomeno rispetto alla zona del lago, quindi completamente immobiliare, nella questa vicenda, ma il clamore intorno a questa vicenda l'ha danneggiata, perché lei non riesce a far decollare questa cosa. Ho capito bene? Sì, più che lavorativamente, anche personalmente. Allora incide personalmente, perché lei vive in un piccolo centro e questa cosa quindi ha un riflesso negativo sulle molto, sue relazioni sociali. Molto, anche perché le cose che sono state dette di questa signora Ruby non erano proprio così come erano. Cioè... Vabbè. Ok. Prego, burgomistero. Prima l'avvocato Righi o l'avvocato Pantano, correttamente, le hanno fatto rilevare che alcuni testimoni hanno detto che questa scena del 22 agosto, e per la verità anche quella del 19 settembre, era assolutamente normale. E mi sembra che abbiano menzionato Barbara tutti, Fagioli, tutti. Le Delivo, se lo vuole. Ecco, vuole... Sì, l'avviso, sono stati precisissimi nell'elencazione. Ecco. Le risulta che anche questi signori di cui ha fatto il nome ricevono uno stipendio uguale? Barbara Fagioli, le sorelle De Vive, un aiuto, signor Presidente, chiedo scusa, ma un aiuto. Ma questa cosa l'ho venuta a sapere una volta dopo che io... No, adesso arrivo a Cerioli. Questa volta, cioè, io lo sono venuta a sapere oltretutto dopo che sono rientrata in Italia, perché io ero all'estero. No, signora, le ripongo la domanda in maniera più chiara. Lei certo. Percepisce un aiuto, un emolumento, okay. Che vuol dire un contributo, da parte del dottor Berlusconi con bonifico bancario, sì. Pari a 2.500 euro mensili. Corretto? Corretto. Bene. Le risulta che anche altre ragazze che hanno partecipato alle scene del presidente ricevano un contributo uguale o analogo a questo, 2.500 euro al mese? Mi sono risultati queste cose dopo che comunque sono rientrata in Italia, che ho visto comunque che anche loro hanno avuto dei processi, scusi, hanno dichiarato comunque di avere questo bonifico bancario. Mi ha però anticipato, no, perché mi hanno chiamato. Mi ha anticipato. Lei l'ha saputo come? Che tramite il tribunale. No, da noi certamente no, perché loro sono venuti a dichiarare qua, ma no, perché ha letto sui giornali quello che loro avevano dichiarato in tribunale. Sì, sì, ma okay. Non perché a me hanno chiamato. Lei detto non ha più contatti, soldi. Lei non ha contatti con queste ragazze, Barbara Fagioli, De Vivo Eleonora, De Vivo Imma, Gabriel Polanco, come si chiama? Maristel Polanco. Maristel Polanco, Iris Berardi, Barbara Guerra, Risleida Espinosa, Intesa Aris, e più che tutte quelle di cui lei avrà cognizione. Non ha più contatti? Ho contatto della signora Risleida Espinosa, anche perché siamo latinoamericane, quindi ogni tanto ci scriviamo e ci parliamo, della signora Polanco Maristel. E poi altre ragazze, non mi ricordo più che altro, mi è stata più vicina a Roberta Nigra, perché siamo proprio amiche. Bene, e le risulta, fermiamoci qua, che la signora, prendiamoci ai sudamericani, alle signore sudamericane, che la signora Polanco e la signora Risleida percepiscano 2.500 euro al mese? Guarda, non so assolutamente di Maristel Polanco, però... E la signora Risleida? Della Risleidi, praticamente sì, perché ci siamo parlati. Bene. Però tutto è stato dopo che io ho dichiarato dopo processo. Dopo che eravate state messe in lista anche d'estero? Sì, 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 sì. Io ero all'estero, sono rientrata e sono venuta a sapere tutto questo dai giornali. Certo, certo.
Abbiamo detto, sempre rispondendo alle puntuali domande della difesa, che lei in alcune occasioni ha dormito a casa del presidente. Sì. Ecco, e ha detto che questo nasceva da esigenze logistiche, perché lei sta lontana. Sì. E quindi veniva, andava in macchina a casa del presidente? Andava sì, con la sua macchina? Con la mia macchina. Quindi la notte tardi non le andava di tornare a casa? No. Lei ha una bimba? Sì, era da suo padre. Sì, sì, assolutamente, signora, ci mancherebbe altro, non mi permetterei nemmeno. Senta, ma io le volevo chiedere questo, ma lei ci teneva in modo particolare a dormire a casa del presidente? Ma ci teneva proprio perché era lontana, ma anche perché... Solo per quello? Mi faceva piacere. No, siccome dormire, sa, voglio dire, una volta uno vede l'affresco, non so se è affrescata, ma... Poi, le interessava o no dormire lì? Non è che c'era un interesse di dormire lì perché volevo per forza, anzi a me piacerebbe tornare a casa tutte le sere, anche perché oggi per esempio ho dormito al lago in una stanza, dovevo fare 60 km, mi sono fatta alle 6 del mattino che mi sono svegliata, per essere qua alle 9 e mezza. Quindi la risposta è che lei ci dormiva per ragioni pratiche, cioè perché non le andava, corretto? Certo. Bene, io però le ricordo l'intercettazione, ci sono ci mancherebbe, prego. La numero 23... del 20 settembre 2010 alle ore 2.49, rilevando ovviamente che il 20 settembre è il giorno successivo al 19, che è la cena a cui ha partecipato la signora Tumini Melania. Capisce. Era una cosa retorica ovviamente, signor Presidente, non era involontaria, e lo dicevo soprattutto per la feste, cioè per ricordarle che è la cena, sì, è la notte. Sì, sì, ci dopo. Mancherebbe, prego. Donna, lei sta parlando con la signora Minetti. Sì. Minetti inizia così. Allora, Lisa, oh, ma io non lo so se la Barbie che faccia di merda che ha. Minetti, perché cosa è successo? Lisa, riso lieve, è rimasta lì fino alla fine, perché così dopo lui le ha detto di andare a casa. Lui le ha detto di andare a casa, dice la Minetti. Lisa, sì. Minetti, non è vero, ti giuro, risatine, sì. Lisa, ma no, no, ma io non lo so con che faccia di merda rimane sempre fino alla fine. Minetti, Lisa, cioè come se lei fosse la principessina sul pisello, cioè io non lo so. Minetti, amore, ma se fidati che lei si becca una di quelle tramvate, ma una di quelle tramvate se non si sveglia che te la raccomando, fidati. Lisa, ma... Minetti, ma lei proprio si prende una sventata. Lisa, che vergogna. Minetti, una figura di merda atroce, ma infatti, ma io dico, ma tanto, Lisa, cioè tu dici, andiamo tutti su. Minetti, certo, certo, poi deve chiedere per rimanere, certo, e quel che devi fare è amen, no? Dice Lisa, e quindi lei è partita e è andata via con la sua macchina. Lisa, sì, è andata via vicino a me praticamente, risate, mamma era incazzata, era incazzatissima, Minetti sì, Lisa sì, era incazzatissima, ma che cazzo, ma mica, eppure c'era posto, però sai che conosciamo ormai le stanze, riso, c'erano posto, certo, lei era convinta, certo, convinta, mi dispiace per lei, ma non può fare così, dice Lisa, sempre, cioè anche perché veramente è brutta questa cosa. Minetti, cioè, ma lei, fidati, lei secondo me adesso a breve avrà una, ma sai che secondo me quei biglietti che lei dice di aver trovato sulla macchina per me se li ha scritti da sola, ci credi? No, no, mi ha detto ancora che biglietti ha trovato. No, non mi ha detto ancora che biglietti ha trovato. Minetti, dice Lisa, la sì? Minetti risponde, lei ha trovato dei biglietti sulla macchina con scritto una cosa tipo minatoria, tra virgolette, con scritto il destino, una roba del genere, ma per me se li è scritti da sola, io ci butto quello che vuoi. Lisa, ma se lei l'ha scritto tipo pensando che sì, qualcuno l'ha scritto a lei, Minetti secondo me sì, perché... Poi se l'è portato dietro che voleva farlo vedere a lui, no? Mamma mia, dice la signora Barizzonte, e la Minetti risponde, sì sì, Barizzonte, ma mi dispiace, guarda, perché non pensavo che arriva a quel punto, cazzo. Cioè, se tu hai visto, no, che eravamo tutti da quella parte, anzi siamo state lì ancora a parlare, no? Minetti, certo, cioè, ma... cioè stai con noi, vieni da noi, no, certo, no, lei è stata nel gruppo di quelli che erano rimasti, dice la Barizzonte, certo, quindi era convintissima. Minetti, certo, insieme alla Raffaele.
ma lei era convinto di rimanere perché c'era Raffaella, capito? Era convinta che facendo la scema con Raffaella sarebbe rimasta, ma non funziona così. Certo, certo, e via dicendo. Allora, signora, io questa è un'intercettazione che la riguarda direttamente. Certo. Come le ho detto, è avvenuta il 20 settembre 2010 alle ore 2.49 sull'utenza da ella utilizzata, cioè da lei. Sì. Lei la ricorda questa conversazione? Sì, sì, me la ricordo. Dov'era quando lei parlava con la signora Minetti? Era a casa del dottore. Era a casa del dottor Berlusconi. Torno a chiederle, era ambita la permanenza lì? Cioè, voi partecipanti alle scene, desideravate dormire lì? Lei desiderava sempre comunque di dormire lì, e poi da parte mia io in realtà io avevo proprio un'esigenza, lei ogni volta c'aveva la casa a Milano e voleva proprio rimanere lì. Ecco, vede che lei è intelligente, appunto, ma e siccome la signora Fagioli sta a Milano, e sì, come mai ambiva, come mai qua emerge che invece c'era un forte desiderio ma di rimanere a casa del dottor Berlusconi? Prego. Tant'è vero che voi la prendete in giro, come dire, guarda che figuraccia, lui l'ha mandata via e lei invece ambiva a rimanere. Da cosa nasceva questo desiderio? Ma perché desiderio? Comunque tutte le ragazze, comunque anche tutte le persone, conoscendo lui come era, bravo, così gentile, parlava sempre. Anche quando dormiva? No, anche quando dormiva. Io dicevo in genere comunque, cioè a tutti gli faceva piacere comunque essere lì, essere sempre... Cioè quindi anche alle signore dotate di una casa a Milano, magari in via Oggettina 65, faceva piacere, c'era questa lotta al coltello per rimanere a dormire a casa del dottor Berlusconi? E perché gli faceva praticamente piacere a loro di essere sempre vicino a lui. Anche quando il dottore dormiva? No, cioè hai sentito dei piacere intorno a lui anche quando magari al mattino dopo si alzava che faceva magari la colazione, una piccola riunione, gli faceva proprio piacere stare lì. Ho con capito, loro, signora. E poi andarsene a casa tranquilla. Bene, ma lei quindi esclude che questa terza fase della serata, dopo la cena, la discoteca, prevedesse degli esborsi da parte del dottor Berlusconi in corrispettivo ad atti sessuali compiuti nei suoi confronti con lui? No, assolutamente no. No? Quindi a lei non risulta che fossero distribuite delle buste con dei soldi? No, so che comunque ha aiutato diverse persone. Cioè. Però io le ho fatto una domanda diversa. Però... Lei ha, per esempio, proprio concentriamoci sui fatti Prego. Specifici. Si ricorda se il 19 settembre 2010 il dottor Silvio Berlusconi ha distribuito delle buste contenenti denaro ad alcune delle ospiti? Non lo ricordo. Non se lo ricorda? Non me lo ricordo. E in altre occasioni lei ha visto questa distribuzione di buste contenenti denaro? Comunque le risulta che le ragazze fossero pagate? No, che le ragazze fossero state pagate non perché... Se avessero avuto dei soldi, se avessero avuto dei soldi, cioè non è necessariamente... So che comunque dopo volevano sempre parlare con lui, ci sono siccome dopo diverse quando? Volte... La sera o la mattina? Lì sempre verso sera, perché comunque siccome sono sempre restata lì, non... Non mi sono... Verso sera molto tardi, perché se la cena è alle 9:30, poi c'è la fase della discoteca, a che ora si arriva, diciamo, avviandosi ai piani superiori della villa ma a dormire? Non cioè, la telefonata sì, sì. Gliel'ho fatta vedere di quando sì, è sì, alle 2 di notte. Beh, diciamo più le 3, 2:49 sono quasi le 3. Sono quasi le 3 di notte. Quasi le 3 di notte. Ecco, quindi ambivate a stare, cioè il dottor Berlusconi alle 4 del mattino continuava a stare con gli ospiti? Sì, sì, lui continua a parlare con le nostre, magari cioè, voleva parlare diversamente con ognuno da parte, magari per i suoi problemi personali, ma io non intervenivo in questi problemi, cioè ognuno si faceva magari la sua parlata da sola. Comunque, lei esclude di avere visto consegne di buste con denari agli ospiti, alle partecipanti alle scene. Soprattutto per i partecipanti, no? Partecipante e ospite è la stessa cosa. Le ragazze presenti, gliela sintetizzo, signora. No. È sicura? No, cioè, sì, magari l'ho fatto, da parte mia non c'è stato visto. Mm-hmm. Lei è amica di Arisleida? Sì. E Spinoza? Cioè, amica, sì. Mm-hmm. Conosce Teatino Natascia, una giovane amica della signora Arisleida che ha studiato? Natascia, detta Nati. La conosce? No. Sa se questa signora Risleida ha partecipato a una cena a casa del dottor Berlusconi il 6 gennaio 2011, giorno della Befana? Lei c'era? Sì, il giorno della Befana c'era, però... C'era anche lei? Sì. Quindi le scene da contestare sono tre rispetto ai testimoni. No, no, su cui porre domande. Esatto, su cui porre domande. Io faccio più contestazioni. Lei pone le domande, allora, che ritiene nella sua linea. Il pubblico ministero in contraesame può porre.
porre domande anche su. Allora, grazie. Allora, non mi sono rivolto a lei. Allora, signora, ce la rievoca, ce la racconta la scena del 6 gennaio 2011? Guarda, me la ricordo benissimo, in particolare mi ricordo queste abbeffane che aveva regalato con le caramelle, che erano molto divertenti, perché oltretutto facevano tutte le lucine, muovevano anche i piedi. Chi l'aveva regalata questa befania? E il presidente comunque, cioè a noi ospiti. Uh-huh. E poi... Cena, tranquilli. Si ricorda chi c'era? Ecco, chi c'era? Aris Lady c'era. Aris Lady credo che ci fosse stata Aris, la sera. Aris, c'era anche la sua amica, se la ricorda, una ragazza giovane con Aris, se l'aveva portata? No. Non se lo ricordo. In particolare no, perché in quei momenti noi eravamo proprio tanto amiche, quelle che ci sentivano. Dopo la cena siete scesi giù nella sala di Beta Discoteca? Quella sera non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Però lei non ricorda nulla di particolare in quella scena? In quella serata? No. Perché invece la signora Natascia Piatino, esaminata in dibattimento dai pubblici ministeri e controesaminata, e già prima di indagini criminali, controesaminata dai difensori, ha descritto quella scena in termini diversi, dicendo che invece in quella saletta che viene definita Bunga Bunga vi sono state le solite spogliarelli e poi, soliti secondo la versione di un certo numero di testimoni, dei toccamenti sessuali tra il dottor Berlusconi e le ragazze ivi presenti. Lei lo ricorda questo? Assolutamente. Cioè, anche se vengo a ricordare, ogni volta che ci facevano i balletti, non è che ci sono stati... No, però i balletti... Parliamo di una cosa diversa. I balletti e i toccamenti, penso, però... si capisca, sono diversi, no? No, i toccamenti, come dite voi, a fine sessuale o comunque oltre, no, non ci sono stati. Anche cioè, assolutamente no, perché sono state presenti perfetto. Diverse volte ai balletti, non ci sono mai state queste cose. La signora Teatino ha riferito altresì che Aris Espinosa le aveva detto che avendo rapporti sessuali con Silvio Berlusconi sarebbe stata pagata. C'è opposizione, no? Il testo di una conversazione telefonica intervenuta fra i testi Persone Offese, Teatino e Aris Espinosa. Chiedere contezza a questo testo di una telefonata intercorsa tra altre due persone. Non si è riferito alla telefonata, ma alle dichiarazioni che sono state rese. No, alle dichiarazioni, ovviamente. Se vuole gliela ripongo. In dibattimento ho detto, no, la telefonata, la signora Teatino ha detto questa cosa. Lei le risulta che il dottor Berlusconi avrebbe potuto pagare le ragazze che si proseguivano? Assolutamente con lui? No, cioè... Proprio per niente, anche perché anche atti sessuali non ci sono mai stati. Perfetto, la risposta è no. Ecco, no. Non le risulta. Proprio per niente. Non le risulta. Anche perché io ero la prima a ballare, mi piaceva comunque, cioè me lo ricorderebbe comunque subito, ci sono stati di... Bene, domande delle parti civili? Sì, no, solo una. Ah, prego. Esclusi i rapporti sessuali a pagamento, che mi pare la signorina li esclude... Lei ha avuto rapporti sessuali con il dottor Berlusconi? Di rapporti sessuali sì, con il dottor rapporti Berlusconi? Sessuali. Non a pagamento, spontanei, non pagati. D'amore, insomma. D'amore non ci sono sempre stati magari dei diversi atteggiamenti, magari un bacio, ma proprio che cioè, si sentiva così da fare. E i rapporti sessuali? Commissario ha fatto una domanda precisa, non scambi di affetti. Ah. Rapporti sessuali. Rapporti sessuali. Non ci sono mai stati diversi rapporti sessuali. Però magari si poteva anche parlare, condividere qualcosa di sesso, perché è normale, magari avendo un'amicizia già andando oltre, magari potevo parlare anche con lui di queste cose. No, non mi interessa il sesso parlato. Sesso non ci sono stati dei rapporti ha sessuali. Risposto, Pugustero, ha detto di non aver mai avuto rapporti sessuali con il dottor. Cioè, che si sono parlati delle cose sessuali è un'altra cosa. Queste sono altre cose. La domanda era un'altra. Le ha fatto delle proposte, delle avance sessuali? No, mai. Mai. Grazie. Parte civile? Buongiorno, avvocato Castrale, difesa della parte civile Chiara Danese. Buongiorno. Buongiorno signorina.
ritorniamo alla serata del 22 agosto. 2 agosto? 22 agosto del 2010, quella in cui era presente la signora Danese. Sì. Se la ricorda, chi è Danese? Il pubblico ministero l'ha individuato. Quella signora che prima abbiamo fatto alzare e che lei ha detto. Ah, quella signora? No, ah, no, chiedo scusa, la Danese. Ah, no, la Danese è quella ragazzina. Quella di Gravellona, la ragazza di Gravellona. Che abitava, sì, sì. Che abita nel lago. Prego. Come lei. Allora, la serata è quella quando lei conosce questa ragazzina. La cena, durante la cena, si sono svolti dei balletti. Di balletti? Un trenino. Guarda, no, non me lo ricordo, sì, proprio quella sera c'è stato un trenino, ma proprio da solito magari ci potevamo anche alzare per fare diversi balletti, però comunque non c'è stato un trenino. Poi, se magari c'è stato, lo dice lei, io non me lo ricordo proprio. Capitavano dei trenini durante la cena? Qualche volta è successo. Sì, qualche volta magari facevamo intorno così al tavolo, ma non c'è stato. Sì, questo. Sì, sì. Però quella sera in particolare non me la ricordo. Non se la ricordo. Si ricorda in quella sera particolare se è passata una statuetta particolare? No, ho già detto prima di no. No, ha già detto di no. Non che lei l'abbia utilizzata, no, solo se l'avesse alla vista. Alla difesa soltanto. Ha detto che non è passato niente, al pubblico ministero ha detto che non l'ha utilizzata. Lei, rispondendo al signor pubblico ministero, faceva riferimento che con questa ragazzina, con Chiara, vi siete scambiati il numero di telefono quando eravate in piedi. Sa dirmi il luogo, eravate già sotto in discoteca? Eravamo già sotto. La Danese partecipava ai balli, innanzitutto era da sola la Danese o era con una sua amica? Guarda, io mi ricordo semplicemente che c'è stato Fede lì vicino perché mi aveva detto che quella ragazza abitava a Gravellona, ci siamo scambiati il numero, l'ho chiesto in che parte abitava, cosa faceva, non mi ricordo neanche cosa mi aveva detto che in realtà facessi. Okay. E partecipava ai balli, lei ha ballato quella sera, lei? Guarda, non mi ricordo se aveva ballato, ma è difficile che io non abbia ballato. E questa ragazzina ha ballato? Io me la ricordo semplicemente quel momento lì in piedi, che c'è stato questo scambio di numero, che avevo parlato con lei perché abitasse lì, ma niente di che. Era insieme ad Emilio Fede in quel momento? In quel momento lì vicina, sì. Era vicino ad Emilio Fede. Ed Emilio Fede era in piedi o era seduto? Sempre in piedi. Sempre. Quindi siamo all'inizio della serata, della seconda parte della serata? Nel momento in cui scendete o... Guarda, non mi ricordo proprio se è stato l'inizio o la fine. No, però sì. C'è stato in quel momento che siamo andati comunque giù, che erano giù, me lo ricordo benissimo. Poi lei ha ballato. Vedeva la Chiara? Durante la serata, dopo che si è scambiato il numero di telefono, ha ancora adocchiato Chiara o l'ha persa di vista? Non me la ricordo perché magari ci fossero stati in tanti, ma... Stati in tanti. Senta, lei ha mai visto dei vestiti a strappo, quelli che hanno il velcro? Vestiti che con un gesto si possono aprire. Ovviamente in quel contesto. No, in generale. Ah, in generale. Sa che esistono, sa che ci sono, li ha mai visti? Cioè, vestiti a strappo. Cioè. Sì, sono da scena. Sono da scena, sono abiti da scena che si tolgono facilmente per potersi cambiare prima di fare altro. Noi avevamo diversi vestiti che ci portavamo anche noi, però cioè che io per esempio a volte me li portavo, ma io, cioè, vestito strappo non me lo ricordo, però magari qualche vestito che magari lo toglievo, però sotto non è che ero nuda. No, ma io mica gli ho chiesto a lei. Non le sta chiedendo questo, la domanda è magari qualche vestito con la zip che riuscivo a toglierli, o magari con dei bottoni, ma niente di in particolare, strappi, non so cosa intenda, però che e me lo potevo togliere e si poteva togliere. E non si, che si poteva togliere? Facilmente. A strappo nel senso di un vestito che si può togliere senza troppe difficoltà.
Sì. Si ricorda adesso, sempre in quella sera lì del 22 agosto, se mentre eravate sotto nella sala Bunga Bunga o anche nell'aula, una ragazza, una partecipante ha detto, cioè, ha provveduto a togliersi il vestito in questo modo, in modo velocemente, in modo veloce? No. Non se lo ricorda? Lo esclude? No, non me lo ricordo proprio. Altre volte è capitato? Ma non so cosa intende lei, perché magari, cioè, vestiti strapici sono un sacco anche io. Allora, lasciamola perdere un attimo a strappo. Parliamo di uno svestimento molto veloce avvenuto lì davanti. Cioè. Ecco, svestimento, quella sera non me lo ricordo, così veloce, men che meno, anche perché non ci sono mai stati. Se ci sono stati dei vestiti che si potevano togliere facilmente, me lo potevo anche portare io, me lo toglievo, ma sotto non è che era nuda. Non stiamo parlando di lei, ma di un'altra oggi. Eh no, non me la ricordo, non c'è stato. Ha mai visto il seno nudo della signora Minetti? Della signora Minetti? Una volta me l'ha fatto pure vedere che si era operata e si era pure fatta male. Privatamente? Quindi questo gliel'ha fatto vedere privatamente? Privatamente? Dove eravate? Dove eravamo? In quel momento non me lo ricordo proprio, però io mi ricordo solo voi due. Che aveva detto, Eravamo noi due, che aveva avuto un problema. A casa del presidente Berlusconi? Sì, eravamo lì alla casa. Altre volte lei non ha mai visto Nicole Minetti spogliarsi e rimanere così? C'è opposizione, la parte civile continua a fare sempre le stesse domande anche di fronte alle risposte altre negative volte. Già date a me e al pubblico ministero. No, su questo qui non è stata una cosa che è stata indagata, una circostanza indagata. Sì. Gli è stato chiesto, scusi Presidente, poi finisco l'opposizione, sì. Gli è stato chiesto più volte, sia da me che dal pubblico ministero, se qualcuna sarà spogliata, se qualcuna è rimasta a seno nudo, ripetere la domanda due volte con un riferimento nominativo. Sul seno nudo in realtà non avete parlato, comunque abbiamo parlato di toccamenti o di atteggiamenti particolari. Per comunque personalmente me l'ha fatto vedere, mi aveva detto che aveva questo problema, ma non è che c'è stato davanti a tutti che mi ha detto guarda lì, anche perché non è mica bello. Certo. Far vedere così a tutti che ha avuto un problema. Ok, quindi neanche al palo di lap dance, ballando al palo di lap dance, è mai magari capitato che stato Nicole... con qualche intimo è mai capitato che Nicole Minetti ballando al palo sì, di lap dance sì. Ma è con l'intimo normale, non è che mi ha fatto vedere ha mostrato l'intimo, ha mostrato quindi. L'intimo ha mai usato uno di questi abiti a strappo togliendoseli e rimanendo con un paio di sandali di Swarovski? Solo quelli ai piedi? No. No. Ok. No. Non ho altre domande. Presidente. Ok. Grazie. Presidente, io faccio presente che mi ero opposta a questo test e quindi diventa automaticamente anche un test e quindi controesame. Inizio certo. Con controesame. Allora, una domanda. Lei per quale motivo partecipava a queste cene? Io partecipavo a queste cene perché comunque mi piaceva avere la conoscenza del dottor Presidente, onorevole Berlusconi, era molto divertente proprio anche le conversazioni, mi piacevano molto, cioè, anche perché anche lavorativamente, visto che comunque lui arrivasse di una carriera che mi piaceva pure a me, mi faceva sempre il contesto di andare. Ok. Proprio personalmente mi piaceva. A queste cene quindi si parlava anche di proposte lavorative, di lavoro, del vostro futuro lavorativo? Proprio io di consigli lavorativi li chiedevo sempre, perché sì, comunque lui arriva di una carriera che è l'immobiliare, che piaceva pure a me. Però proposte lavorative? Però non mi hai mai detto ti porto a fare una vendita di milioni, cioè proprio cosa niente. Vuol dire la vendita di milioni, mi scusi. Per dirti che non l'ho mai chiesto nessuna no, mai chiesto un immobile per avere una trattativa.
No, io le chiedo, lei prima ha parlato, si parlava anche di lavoro, ecco, io le chiedo nello specifico se a queste cene l'ex presidente o gli altri partecipanti facevano delle proposte lavorative alle partecipanti, se si parlava di futuri lavorativi, ecco, questa è la domanda specifica. Niente, ecco, di che cosa si parlava allora a queste cene? Di questa cena si parlava molto di politica, poi comunque è come al solito lui le sue barzellette che gli piacciono, gli piaceva cantare, condividiamo un po' anche la vita personale, un po' approfondire comunque ognuno chi era, che cosa facessi nella vita, ma ci parlavamo, ci chiedevano i consigli personale. Okay. Ecco, lei o altre ragazze, se ha sentito, facevano invece delle richieste lavorative al presidente, all'ex presidente? Davanti a me? No. No, ok. Allora, senta, le volevo chiedere invece sulla sua partecipazione, se ha partecipato, a una serata presso la residenza di Lesa, dell'ex presidente. Sì. Le risulta di aver partecipato, si ricorda quando? Non mi ricordo quando. Può essere il 4 settembre 2010? Può magari essere che sia settembre, perché comunque c'era freddo. Non era settembre come... normalmente fa caldo. Non è settembre perché faceva freddo. Ah, ok. Quindi lei ha partecipato a una serata a Lesa quando faceva freddo. Sì. Ok. Ci può raccontare il tenore della serata, chi c'era, chi non c'era, se lo ricorda? Nicole Minetti, Barbara Fagioli, Emilio Fede. Anche perché eravamo in pochi, comunque non mi ricordo altri chi c'era. Il pianista Danilo? Non me lo ricordo. Ho detto la verità, come sembra? Perché non lo so, non ricordo, scusa, chiedo scusa, ma... No, se non ricorda, non ricorda. Emilio Fede, non so se l'ha detto, mi scusi. Mi sì, Emilio Fede, Nicole Minetti, sì. Barbara Fagioli, mi ricordo proprio... Di loro si ricorda. Di loro mi ricordo. Non ricordo. Ma ricorda, al di là del fatto che non si ricordi chi erano, ricorda che c'erano altre persone oltre quelle che lei ha detto? Ma altre persone me lo ricordo che c'erano, ma chi c'era in quella serata? Okay, quindi c'erano altre persone, però non è in grado di dire chi, non se lo ricordo. No, non sono in grado. Allora, tra queste altre persone le risulta che c'era anche una ragazza montenegrina di nome Katarina e con lei la sorella, che dovrebbe essere anche una gemella? Ecco. Forse c'era la Caterina con la sua sorella. Sua sorella. E invece Iman Falil? Chi l'è? Scusa. No, non sa chi è. Non so chi non sia. Non sa chi è. Non l'ha mai vista neanche sui giornali? Non ha mai... No, anche perché evito i giornali e evito tutto questo. Ho tratto un po' di vedere poche cose. Ok, quindi esclude questa presenza. Escludo. Ok. Ecco, mi può dire come è arrivata questa residenza? Con che mezzo, con chi? Ma con il mio mezzo, mi ricordo. Con il mio mezzo. Okay. A che ora è arrivata? Orario di cena. Orario di cena. E poi avete cenato? Ecco, mi racconti un po' la serata, sennò devo fare le domande per ogni... No, ci mancherebbe. Mi ricordo che è stata ora di cena, che non mi ricordo come potevo arrivare, cioè arrivare, nel senso se mi potevano aprire. Con chi lei è arrivata da sola con la macchina. Con la macchina. E poi cosa succede? Sono stata lì, sono arrivato in quel momento, chi è che è stato in quel momento? Vabbè, comunque mi ricordo che avevo preso tipo un aperitivo, così in salotto, e poi orario di cena siamo stati sulla sala di... Avete cenato? Abbiamo cenato. Ecco, a questa cena c'erano tutte le persone che abbiamo appena detto, avete cenato tutti insieme? Sì. Ok, poi è successo qualcosa di particolare alla signora Katarina oppure no? È stata una cena tranquilla? Guarda, io in realtà non ho ancora capito che cosa successe in quella sera, però mi ricordo che c'è stata male. Lei è stata male la signora Katarina? La signora Katarina. E che cosa è successo? Ci racconti? È successo che mi ricordo che volevo andare giù dalle scale. E si avvicina al microfono, mi scusi. Che voleva andare giù dalle scale, non mi ricordo, buttato. Non ho capito bene dalle scale. Non ho capito bene che cosa è successo quella sera bene. Ma non ho capito perché, ma che cosa è successo, ce lo vuole raccontare? Cosa è successo? So che è stata male, ma il perché si c'è stato... Perché non ci interessa, ma volevamo sapere, ha minacciato di buttarsi dalle scale?
Ma non credo che si sentiva male, che non so se era che si voleva buttare delle scale o stava per buttare, cioè o si è sentita proprio male nelle scale, proprio che cadeva. Allora, si è non sentita... mi ricordo che c'è stato male. Allora, si è sentita male dove? A cena? Eravate a cena e si è sentita male? Sì, si è sentita male. E poi cosa ha fatto? E poi so che comunque della sorella che ha chiesto scusa a tavola, mi ricordo che ha detto scusate ma vado a vedere cos'è che c'è. Ecco, quindi a cena lei si sente male, quindi cosa fa? Va via? Va via, va via. Si sente della scena. Sì. Ecco, se sente va qualcuno con lei? No, no, lei se ne va proprio da sola e poi le è stata poi assistita della sorella, che poi non ho mai capito che cosa è successo, okay. Se era per mangiare, se ha preso qualche pastiglia, che cosa è successo, non lo so. Qualche pastiglia? Ho detto, se non se, sa. Non lo so proprio, se era per la cena, si è sentito male per la presenza o per una pastiglia, non lo so. E in quel momento l'ex presidente cosa ha fatto? Quando si sente male questa ragazza? Beh, dopo un paio di tempo che non ci arrivava, lui ha accudito comunque questa ragazza. Quindi, però c'era anche la sorella e so che poi è salito e è venuto giù ancora, ha detto no, tutto a posto, è lì la sorella che la calma, non so. E quando cade giù dalle scale? Non è che cade. No, no, non cade. Ah, no, no. Forse scusa, magari lei non l'ha vista cadere. No, scusi, male. No, scusi, lei l'ha vista cadere giù dalle scale? Che... No, io non ho visto assolutamente niente. Okay. Io di quello che si parlava non ho ancora capito se è stata male che cadeva giù dalle scale o che si voleva buttare, però non ho mai capito il perché, cosa è successo quella sera. Però mi ricordo benissimo che c'era lei perché poi l'ha accudito la sorella e poi il presidente è salita per vedere cosa succedeva, okay. Perché dopo un po' che non scendeva, ero un po' preoccupato. Si ricorda Barbara Fagioli durante la cena chi era vicino mentre cenava? Io credo che l'abbia avuta sempre di fronte la Barbara, quindi non so se vicino c'era il presidente o comunque altre ragazze, non me lo ricordo benissimo. Allora, quindi come termina questa serata? Quindi dopo questa situazione cosa succede? Termina anche, poi io almeno me ne sono andata a casa, poi gli altri cosa hanno fatto non lo so, ho chiesto... Lei se n'è andata a casa sempre col suo mezzo? Sì, sempre con il mio mezzo. E col suo mezzo sono andate a casa altre persone, lei ha accompagnato altre persone? No, non me lo ricordo, ma... Nessuna? Non mi ricordo che non ho accompagnato nessuno. Quindi lei torna... Anche perché io andavo al lago e le altre lei va al lago. Ecco, lei va al lago da sola? Perché... Non so se credo che sia stata la propria serata, ma credo che una volta ho ospitato a Barbara Fagioli a casa mia, sempre lì al lago, però non credo che sia proprio stata la stessa sera. Ok. Allora, l'ultima domanda. Ecco, la sera successiva proprio, quindi siamo al 5 settembre, lei ha appena riferito di avere un rapporto con la signora Espinosa. Un rapporto? La testa non ha detto che era 4 settembre, la testa ha detto che era freddo. Allora diciamo che la sera che ha descritto. Perché sennò sembra che... La sera che ha descritto. Ok. Chi è più preciso? Allora, la sera successiva, 5 settembre, lei ricorda invece di aver... No, scusi. La sera successiva a quella che ha appena descritto. Scusi. Allora, la sera successiva a quella a cui ha appena descritto, lei ha partecipato a un'altra serata presso però la residenza di Arcore? Non ricordo. Non ricorda. Ricorda invece di aver partecipato il 6 settembre 2010 a una sera ad Arcore dove si festeggiava il compleanno della signora Espinosa? No, è strano che non mi ricordo quel particolare, ma forse magari perché in quel momento non eravamo così amiche. Ah, chiedo scusa. Dico, non mi ricordo magari quella sera magari in particolare perché magari in quel momento non eravamo troppo amiche. Cioè, in sentito diverso rispetto come ci siamo sentiti poi dopo. Allora, quindi non ricorda di aver partecipato a una serata dove si festeggiava il compleanno della signora Espinosa?
Sa che dove non mi ricordo. Non si ricorda. Chiedo scusa, okay. Non mi ricordo. No, va bene. E invece si ricorda un'altra serata dove ha partecipato invece un ballerino cubano, dei ballerini, sì. Ecco, quella se la ricorda. Sì. Ecco, quindi c'è stato un ballerino cubano, me lo ricordo benissimo anche perché ho ballato anche con lui e il signor aspetta. Oddio, aiutatemi con i nomi perché non lo so neanche io. Vabbè. Non comunque... possiamo. Ecco, senta, in quella serata si ricorda che hanno partecipato anche un gruppo di ragazze portate dalla signora Polanco, che hanno fatto dei balletti, degli spettacoli. Che ha portato la Polanco? Non mi ricordo, però non magari so. Che l'avrebbe portata per fare cantare balletti, può darsi. Okay. Il ballerino cubano era vestito mentre ballava? Sì. Sì, ok, non ho altre domande. Cato. Le altre parti civili hanno domande? Prego. Avvocato Fagella, parte civile Barbara Guerra. Chiedo scusa, credo che lo abbia detto prima a domanda degli avvocati della difesa. Lei conosce la signora Barbara Guerra? Sì, l'ho conosciuta... nei contesti scena, delle ceneri cui abbiamo, nel contesto delle scene di cui abbiamo parlato. Iris Berardi? Sì. Conosce la bella signora brasiliana? Sì, esatto. Senta, volevo sapere, lei si ricorda della presenza di queste due ragazze alle cene in cui anche lei naturalmente era presente? Sono fatte le date del 22 agosto, del 19 settembre o anche del 6 gennaio. Si ricorda se queste due persone erano presenti anche loro? Non ricordo. Non si ricorda se c'erano. Però magari c'erano presenti, non so, non me lo ricordo. Magari c'erano... Magari erano presenti, però non me lo ricordo. No, e infatti è quello che le sto chiedendo, se si ricorda se erano presenti. No, non lei mi non ricordo si ricorda, che quindi né a ricordo. Cena né nella, diciamo, nel locale discoteca. E naturalmente se le chiedo se si sono eventualmente anche loro fermate a dormire lì a... Non me lo ricordo perché in particolar modo non ho avuto mai tanta amicizia con né una né con l'altra. Quindi non vi frequentavate, no. Anche al di fuori. Una mia curiosità. Prego. Quando lei dice che per motivi diversi, e lei ce le ha giustificati, vi fermavate a dormire lì alla villa di Arcore. Sì. Lei sapeva chi si fermava quella sera naturalmente, cioè le altre persone che si fermavano, detto, mi capitava di fermarmi e c'erano anche altre ospiti ho magari che si fermavano, lei sapeva le chi erano? Che... Ho detto sempre le persone che mi ricordavo perché frequentavo io, perché magari parlavo con loro, però come ho detto magari la Imma del Vivo, le sorelle o magari anche la signora Fagioli, ma non mi ricordo in particolare chi c'era, però certo è che nel mio letto, nel letto dove ci dormivo io, l'ho condiviso semplicemente con poche persone. Ecco, quindi e ne sto parlando diverse sere con una ragazza nel mio letto, cioè sì. È un letto matrimoniale. Certo, no, quella che dormiva, la sua amica che in quel momento condivideva con ma lei. Ma non mi ricordo assolutamente della Barbara Guerra nella Iris Berardi, anche perché non avendo mai avuti modi in particolare di conoscenza con queste due persone, non me le ricordo. Ecco, quindi non si ricorda se una o tutte e due queste ragazze, una di quelle sere in cui le è capitato di fermarsi, fossero anche loro ospiti, diciamo, per dormire, per trascorrere la notte, lì nella villa di Arcore. Non me lo ricordo. Non si ricorda. Non ho altre domande. Difese? Prego. Buongiorno, Avvocato Avanzi, difesa Mora. Senta, signorina, lei, una domanda fatta dal pubblico ministero, in relazione alla presenza del signor Mora con Rubi presso la residenza di Arcore. Subito aveva detto che non c'era stata nessuna presenza contestuale e poi invece sull'insistenza del pubblico ministero mi sembra aver capito che avesse detto che in qualche circostanza o in una circostanza ha visto presso Arcore sia Mora che Rubi insieme.
ho sì, capito no. male. No, ho detto Emilio Fede, ma Emilio che Fede. Non mi ricordavo benissimo Lele. Cioè, ho detto semplicemente che la signora Ruby me la sono trovata una volta che mi ricordo soltanto con Lele, ma che c'è stato Lele con... Lele, il problema era... Emilio Fede, Dario Mora e Ruby. Su questo non è in grado di... Non è in grado. No. Su questo no. Ha detto che ricordava... Mi ricordavo una sera di Ruby. Una Fede e Ruby, sì. Mora e Ruby. Ecco. Ho capito bene? Sì, è così. Okay. Ecco. Benissimo. Lei quando parlava di Fede e Ruby aveva un ricordo preciso perché mi pare che avesse detto... che erano seduti, che eravate seduti su un divano. Sì, eravamo seduti io e la signora Ruby in divano e il signor Fede era della parte di fronte su un altro divanetto. Invece, ma... per quanto riguarda la presenza di Mora con Ruby, ha un ricordo preciso? No, no, proprio un ricordo preciso di Lele con Fede in particolare non ne ho. Me la ricordo semplicemente in casa sua una volta che ero ospite e la signora Ruby era arrivata a casa di Mora. Poi basta, non mi ricordo altre cose. Due piccole precisazioni. Prego. Lei prima ha parlato di, come dire, gesti di affetto, ho capito bene, con Berlusconi, che sono cose da lei Berlusconi. Ci può descrivere un attimo che tipo di affettuosità? Cioè, voglio dire, il bacio sulla guancia, la carezza, che cosa? Per farci capire. Ci sono stati diversi gesti, anche perché siamo stati a parlare in modi personali, ma sempre detto... Ma sempre di quello che ha detto. Sì, sì, ecco. Ma sempre coccolata così nella testa, ma sempre baciata, stai tranquilla. Baciato cioè, ma dove? Sempre, Baciato dove? Baciato? Mm. Ma una volta ci siamo anche dati il bacio cioè labiale. Mm. Alla francese? Alla francese, diciamo, okay. Ecco. Anche perché è stato divertente così, perché lui è entrato su una barzelletta, ma ricordo che aveva detto che sono stata io, sei grande così, e l'ho voluto baciare. Okay, ma non è che mi ha preso obbligatamente. Non stiamo dicendo questo, okay. Era solo per capire, come dire, dare un po' di concretezza a quello che aveva detto prima. Poi cos'altro? Lei è molto arrabbiata con Ruby. Con lui? Con Ruby. Con Ruby molto. Ecco, al di là di quello che c'è scritto sui giornali che noi non sappiamo. Sì. E non possiamo sapere perché lei è arrabbiata con Ruby. Perché cioè, è stata veramente in confronti miei, dopo tutto ciò che mi ha raccontato, è stata veramente una bugiarda. Prima di tutto per dire che aveva 24 anni e che non è vero. Due, per tutti questi abbandoni, madre, no madre, che si era egiziana e poi alla fine si è scoperto che era marocchina. Cioè, tante cose personali che mi hanno dato veramente, perché sono stata brava nei suoi confronti per accoglierla, perché ho sofferto per le menzogne che ha detto in quella prima occasione quando vi siete viste. Sì, molto, allora. Perché per queste tutte bugie si sono creati questi problemi che mi hanno affettato a me la mia vita personale. Lei poi ha detto prima una cosa che prego. Era, come dire, usuale, capitava era usuale che le ragazze che frequentavano queste cene si presentassero in qualche modo, come se il racconto di Ruby derivasse da una abitudine che c'era per condividere, per stare, per conoscersi, eccetera, di raccontare chi si era, da dove si veniva, eccetera, eccetera. Mm. Questa cosa avveniva perché lo facevate voi o perché era il presidente Berlusconi a chiedervi di presentarvi? Ma è normale che a casa sua chiedessi sempre chi è, perché non è che ci conosciamo al Vabbè, di fuori. Per proprio... invitarvi a casa sua immagino che lui vi conoscesse. Sì, ci conosceva, ecco. Però non è Quindi che sapeva di dove arrivavo. La presentazione era per gli altri?
Cioè, la presentazione era per gli altri, ma li conosceva magari, io non lo so se magari li conosceva, però semplicemente voleva andare oltre, magari sapere che non mi aveva, può darsi che lo sapeva anche, dove lo abbia conosciuta, magari lo sapeva anche, però semplicemente voleva sapere qualcosa in più di chi era questa persona e di che cosa si occupasse. Chi aveva invitato a casa. Perché chi è casa sua e credo che sia ovvio di sapere chi sia. Una volta che era lì l'ospite che lui aveva invitato, voleva sapere qualcosa di più sull'ospite che aveva invitato, ok. Anche perché una volta mi è capitato oltretutto che avevo portato una mia amica e certamente, ma una mia amica personale ha detto se mi poteva accompagnare, che oltretutto lei in questo momento non ci abita in Italia, c'è stato proprio di turismo qua, le ho detto se mi poteva accompagnare, le ricordo che l'avevo fatta fare questa serata molto carina e l'ha chiesto anche a lei che chi era, ma perché l'avevo portata io semplicemente. Era presentata però. Quindi l'ho presentata, certo. Senta, lei ha detto prima che Ruby aveva raccontato che lo zio l'aveva preso a padellate. Sì, ma aveva fatto vedere una cicatrice nella testa che, se mi ricordo bene, mi aveva detto che era come una padella con dell'olio caldo. Da parte dello zio? Da parte dello zio. Poi ho detto, ma come è possibile? Questa è stata abbandonata. Ha detto sarà Mubarak quello zio? No, non mi ha parlato chi sia stato. Ok. No. Grazie. Ci sono altre domande? Può andare.